Kia Sportage è un'auto che ha sempre destato un certo successo anche in Europa e anche in Italia, ammettiamolo. Tutti noi conosciamo almeno un amico o un parente che ne ha una. Come si aggiorna un'auto che ha già un grande successo? È un rischio. Kia l'ha fatto e vediamo quindi quanto è cambiata. Lo spazio allo stand è quello che è, quindi non riesco a farvelo vedere proprio tutta nell'inquadratura e poi portiere aperte, ma posso cominciare facendovi vedere quanto è cambiata. Partendo dal frontale, che qui porta all'estremo il discorso, diciamo il look che viene chiamato Digital Tiger, quindi con la griglia nido d'ape e questi fari, questi matrix LED che fanno la forma tipica, non so se avete presente, come i giaguari, come i leopardi, scusate, intorno al naso. E questa è la prima novità, che chiaramente è il design con il nuovo logo Kia, peraltro aggiornato, per avere quel look un po' più aggressivo, anche se si tratta di un SUV, anche perché è una cosa che poi in Europa, e questa è la versione europea, la prima volta che si vede la versione europea, in Italia, è un look che in Italia e in Europa viene apprezzato, l'aggressività su un SUV. Cambiano ovviamente, vabbè, i cerchioni, il design, la linea è comunque filante, è leggermente più corta rispetto al concept da cui deriva, che avevamo visto negli anni passati, ma rimane comunque 3 cm più lunga rispetto alla versione che va a sostituire, e questo significa anche più spazio nel bagagliaio, che adesso dovrebbe essere intorno ai 580 litri, mi sembra, non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere così, che può arrivare quasi a 1800 litri con il divanetto posteriore ribaltato, fra l'altro diviso in 40-40-20. Questo sportellino, che sembra del carburante, in realtà nasconde una presa di corrente alternata soltanto. Questo cosa fa pensare? Ovviamente che si tratta di una ibrida plug-in, e infatti questa Kia Sportage non ha a disposizione in gamma nessun motore che non sia almeno in minima parte elettrificato. Quindi abbiamo a disposizione la punta di diamante, che è un 1.6 benzina ibrido plug-in, che gode di una potenza complessiva di 265 cavalli, oppure di una versione full hybrid con batteria minore, quella plug-in è di 13,8 kWh con un'autonomia che probabilmente starà intorno quindi ai 55-60 km, mentre invece la full hybrid ha una batteria più piccola, intorno all'1,5 kWh, è una potenza che arriva a 230 cavalli. Altrimenti ci sono le motorizzazioni mild hybrid, che sono ancora 1.6 di cilindrata, ma si tratta di benzina da 150 a 180 cavalli, oppure di un motore a gasolio sempre 1.6 CRD con 136 cavalli o 100 kW per probabilmente comodità durante le fasi di noleggio. E si tratta oltretutto di motori che possono essere abbinati o al cambio manuale a 6 rapporti o al cambio automatico a 7 rapporti. Non dovrebbero esserci esclusioni fra le varie motorizzazioni rispetto al tipo di cambio. Forse la diesel potrebbe essere un'esclusiva del cambio automatico, ma questo non è confermato, potrebbe semplicemente essere, ecco. Anche l'interno, così come l'esterno, si è ovviamente aggiornato, quindi con un nuovo volante che salta subito all'occhio, sedili che sembrano molto ben curati, fra l'altro con un misto fra pelle e alcantara, e poi ovviamente il lato tecnologico, ci sono due schermi curvi, ciascuno da 12,3 pollici, uno per il cockpit da guidatore sul quadro strumenti e uno per il sistema di infotainment. E poi fra l'altro c'è un terrain response, quello che il collega sta toccando in questo momento, che è il terrain response, che permette di modificare le caratteristiche di guida in base al terreno, al comfort, allo sport, al fuoristrada, insomma quello che si deve fare. E oltretutto Kia, soprattutto la Sportage, veniva scelta, o comunque era uno dei SUV preferiti fra l'Europa, anche grazie al suo rapporto fra qualità e prezzo, anche in fatto di dotazioni tecnologiche. Quindi un abitacolo che ora svetta questi due schermi curvi così, e questo tipo di disposizione, che è una via di mezzo fra il tradizionale, soprattutto della plancia forse, con il cambio a rotella, e un futuro visto sugli schermi superiori.
Purtroppo non riesco a farvi vedere nel dettaglio bene la seduta posteriore, come si sta seduti. Posso farvi intravedere la disposizione posteriore con le due bocchette del clima lì sul bracciolo per il posteriore, il porta borse sul poggiatesta anteriore e sul, tra l'altro, anche il pianale del sedile posteriore, cioè scusate, anteriore. E mi sono seduto per un breve momento e in realtà c'è un ottimo spazio sia per le gambe che per la testa, anche per me che sono alto 1,90 m. Dalla telecamera non riesco a farvelo vedere bene, ma ammetto che di spazio ce n'è più che in abbondanza. Diciamo che era un rischio, perché aggiornare una macchina come la Kia Sportage, che comunque ha avuto un discreto successo nel pubblico europeo, è sempre difficile, perché aggiornare un'auto che già va bene è sempre un'arma a doppio taglio. Secondo me, con questa nuova Kia Sportage, in questo caso tra l'altro in allestimento GT Line, che quindi anche qua è la punta di diamante, secondo me ci sono riusciti anche in fatto di design. E secondo voi, vi piace o no questa Kia Sportage nuova? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.